Una mattina mi sono alzato. Rispetto alla risposta italiana ed europea al dramma di milioni di persone in movimento, c'è chi ritiene che non si possa far nulla, che sia ingiusto ma necessario lasciar morire le persone in mare, poiché l'Africa in Europa non ci sta. C'è però anche chi pensa che, in tempi così bui, l'unica arma per combattere efficacemente la paura dello straniero, del diverso, sia la cultura. Da fotografo, l'idea è quella di raccontare le storie di alcune persone che, dopo aver attraversato l'inferno, sono riuscite a sbarcare in Europa. Voglio raccontare queste storie attraverso un fotolibro, nel quale le immagini si accompagneranno alle parole in forma di narrazione, in un viaggio interiore emozionante che vi toccherà l'anima, ve lo garantisco. Per realizzare questo progetto io ci metterò tutto me stesso, tutte le risorse morali e materiali di cui dispongo. Per realizzarlo però ho bisogno anche di voi, da solo non potrei mai farcela. Per questo ho deciso di realizzare una campagna crowdfunding attraverso la piattaforma Indiegogo. Dategli un'occhiata e se anche voi volete fare come me qualcosa di concreto per gridare al mondo che la paura si combatte solo con la cultura, allora sostenete questo progetto. Magari regalando una copia del fotolibro al vostro collega intollerante, al vostro amico accondiscendente o al vostro partner indifferente. Antonio Gramsci diceva che ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nudi che solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo l'ammutinamento potrà rovesciare. Per non arrivare a quel drammatico momento già vissuto dalla storia e dagli uomini, combattiamo ora con l'arma più potente a nostra disposizione, la cultura. Con un investimento di 27 euro sosterrete la produzione del fotolibro intitolato Bella Ciao, sottotitolo Ho trovato l'invasore. Composto da 40 pagine, in formato A4, copertina imbottita e stampata, con la migliore qualità di stampa disponibile sul mercato. L'eventuale surplus di budget sarà interamente devoluto all'associazione Sea-Watch.org nel tentativo di sostenere, nel nostro piccolo, le operazioni di salvataggio in mare. La partecipazione a questo progetto, con investimento di 27 euro, vi darà diritto a ricevere una copia del fotolibro con una speciale menzione del vostro nome sul retro di copertina. Io non trarrò alcun vantaggio economico da questa operazione, semplicemente mi serve il vostro sostegno perché altrimenti da solo non riesco a far fronte a tutte le spese di produzione del progetto. Non molliamo, non arrendiamoci, combattiamo fino alla fine.